Ciao, nel video di oggi parliamo del tema più scottante dell'estate. Come mi prendo cura delle piante mentre sono in vacanza? Io sono Alice Del Grosso, sono plant trainer e in questi video che pubblico ogni venerdì do qualche consiglio su come prendersi meglio cura delle piante di casa o dell'ufficio per goderne di tutti i benefici al meglio possibile. Se non vuoi perderti neanche uno di questi video, clicca subito sulla campanellina e iscriviti al canale. Riceverai una notifica ogni volta che ne pubblico uno nuovo. E ora parliamo di irrigazione d'interno. Grazie. Il tema dell'irrigazione in estate è uno dei temi più scottanti davvero. Io e Roberto ci siamo trovati, penso come molti, in difficoltà per un lungo periodo. Anche l'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto una brutta esperienza perché abbiamo allestito tutto un sistema molto complesso di irrigazione nella veranda nord che però abbiamo testato per pochissimo tempo e non ha dato i risultati che speravamo. Alcune piante ricevevano troppa acqua, altre non ne hanno ricevuta e quindi devo dire che se non avessimo avuto l'aiuto di mia mamma che veniva a dare una controllata ogni tanto, probabilmente avremmo trovato un cimitero. Quindi questa soluzione per quanto riguarda l'irrigazione è in primis un tema che è molto importante per noi. Abbiamo però pensato di prendere due soluzioni che potessero essere adatte a qualunque condizione e a qualunque numero di piante tu abbia nella tua casa. Quindi abbiamo scelto un'opzione, diciamo che ti parlerò di tre opzioni diverse. Una prima opzione che è adatta per me per chi ha poche piante in casa, una soluzione invece più professionale adatta anche a chi ha moltissime piante in casa e una terza soluzione di cui ti parlo alla fine perché è una cosa proprio a parte. Prima di iniziare voglio dirti che cosa abbiamo deciso di non testare. Io e Roberto abbiamo speso parecchio tempo prima di scegliere queste due soluzioni navigando in internet, cercando recensioni e confrontandoci anche con l'esperienza di altre persone. E abbiamo scelto di non testare le bottiglie di gel a lenta cessione che vengono rovesciate all'interno dei vasi e che piano piano sciogliendosi vanno a nutrire e a idratare le piante. Quella soluzione per noi è del tutto inadatta. Oltre ad aver letto cattive recensioni, ogni pianta dovrebbe avere una o anche più bottigliette in plastica e quindi ci è sembrata senza dubbio una soluzione inaffidabile e anche poco ecologica. L'altra cosa che abbiamo deciso di non testare sono i sistemi che utilizzano le tradizionali bottiglie di plastica rovesciate, quindi sia le bottiglie direttamente nel vaso che le bottiglie agganciate ad altri supporti che vanno ad irrigare il vaso. Non ci piace tanto questa soluzione perché, prima di tutto, per chi ha molte piante, questa soluzione si presta soltanto magari ai vasi un po' più grandi, un po' più capienti, perché i vasi piccoli tendono magari a rovesciarsi e poi il problema più grosso è che le bottiglie spesso vanno in pressione, l'acqua non scende oppure al contrario scende in abbondanza e difficilmente ci si può regolare. Bene, allora vediamo i prodotti che abbiamo scelto. In prima battuta voglio dirti che li testeremo per 2 settimane, quindi in questo video vedremo, oltre a questa premessa, anche l'installazione, mentre tra 2 settimane pubblicheremo il video della nostra esperienza e di questo test che abbiamo fatto per questi 15 giorni. Abbiamo deciso di testarlo per 15 giorni perché più o meno è un periodo medio di durata delle vacanze. Diciamo che per periodi più lunghi forse bisognerebbe prendere in considerazione magari l'aiuto di qualcuno che, facendo un passaggio da casa, possa dare un occhio alla situazione in generale. Mentre tra i 7, 10, 15 giorni queste due soluzioni dovrebbero essere assolutamente affidabili. Il primo prodotto che abbiamo deciso di testare è un prodotto tedesco, è prodotto da Blumat e sono questi conetti in ceramica con un cavo che viene posizionato all'interno della bottiglia. Questo prodotto ci piace per diverse ragioni. Prima di tutto è una soluzione che non è usa e getta, quindi con un investimento di circa 30 euro abbiamo la possibilità comunque di avere dei conetti che ci dureranno per un periodo anche lungo, quindi per i prossimi anni. La seconda ragione per cui ci piace è che è un prodotto naturale, la terracotta viene utilizzata tradizionalmente per irrigare all'interno del terreno anche in sistemi di coltura negli orti. Tra l'altro è monitorabile,
perché metteremo questi conetti agganciati a delle bottiglie che gradueremo e quindi avremo la possibilità anche di verificare quanto consumo di acqua ci sarà durante queste 2 settimane. Infine, questo prodotto aveva delle ottime recensioni e quindi abbiamo deciso di affidarci. E un'altra ragione per cui mi piace è che è estremamente semplice, quindi anche chi ha poco tempo o non ha voglia di perdere la testa con sistemi un po' più complessi può senz'altro scegliere una cosa di questo tipo, che è veramente di installazione immediata e semplice. Siccome però deve stare circa un quarto d'ora in ammollo prima di poter essere installata, ora li metto in acqua e vi faccio vedere l'altro prodotto e poi procediamo con l'installazione. Il secondo prodotto che testiamo in queste 2 settimane è questo sistema di irrigazione per interno ed esterno. È un prodotto Gardena, si chiama City Gardening e ci ha convinti per diverse ragioni. Il primo è che è un sistema che è adatto a chi ha tante piante in casa, perché con questo sistema proprio alla base possono essere irrigate fino a 36 piante. Inoltre è un sistema che permette di irrigare le piante nel momento della giornata in cui pensiamo che sia più opportuno farlo. Quindi anche se non ha un vero timer è comunque programmabile in una certa misura. Inoltre è un sistema proprio pensato per l'interno, quindi anche se è utilizzabile all'esterno ha delle caratteristiche di sicurezza come il basso voltaggio e la semplicità e la compattezza dello strumento adatte all'irrigazione delle piante da interno. Anche questo sistema ovviamente non è usa e getta, quindi con un investimento maggiore, perché per questa macchina noi abbiamo speso circa 75-80 euro, ci portiamo a casa un sistema professionale che dovrebbe funzionare e accompagnarci anche per gli anni futuri. Questo sistema può essere acquistato semplicemente con la pompa e i cavi, come abbiamo fatto noi, oppure è anche in vendita abbinata alla tanica con il coperchio da 9 litri che serve appunto per contenere l'acqua di irrigazione. Abbiamo scelto di non comprare la tanica perché 9 litri per noi potevano essere insufficienti e abbiamo optato quindi per una soluzione ibrida dove con un contenitore più grande possiamo garantire anche un'autonomia maggiore alle nostre piante ed eventualmente chi ne avesse bisogno anche prolungare il tempo di irrigazione oltre le 2 settimane. Ora che i conetti in terracotta hanno preso sufficientemente acqua, perché sono passati circa 10-15 minuti, andiamo a vedere subito l'installazione di quelli, poi vedremo l'installazione del set vacanza di Gardena e alla fine vi parlerò della terza ed ultima soluzione che potrebbe essere quella giusta. Potrebbe. Eccoci, allora ci siamo. La prima cosa che dobbiamo fare per installare i conetti di terracotta è, come dice il libretto delle istruzioni, annaffiare bene le piante proprio come se stessimo per partire per le nostre vacanze. Quindi annaffio sia il philodendron che la nostra euforbia eritrea. Ecco, allora le piante sono annaffiate, questi sono i nostri conetti, poi ho preso un pennarello per segnare il livello dell'acqua che scende e questi sono i coperchi. Dunque, queste 2 piante sono una di piccole dimensioni, quindi sicuramente le do un unico conetto. Posiziono il conetto il più possibile vicino alle radici in modo tale che la pianta riceva acqua proprio dove più ne ha bisogno. In questo caso ho scelto di mettere un unico conetto anche per l'euforbia eritrea, perché ha bisogno di poca acqua e quindi anche se di grandi dimensioni uno le dovrebbe bastare. Faccio poi in modo di riempire con il innaffiatoio il conetto, perché deve essere lasciato pieno all'interno del vaso, e lo vado a richiudere con il suo coperchio che poi inseriremo all'interno della nostra riserva d'acqua. In questo modo l'acqua non evapora e viene catturata dal tubino. Ecco, per l'euforbia ne mettiamo una sola, perché mi aspetto che comunque abbia... Qua fa fatica ad entrare. Thank you.
Allora, metto anche qui l'acqua in modo che sia bello pieno. E il tappo. Sì, questa pianta in particolare ha delle radici un po' fitte, quindi non riesco a portare in profondità il conetto. Spero che basti, lo testiamo. Fatto questo, non ci resta che prendere il nostro contenitore d'acqua. Io ho scelto una damigiana da 5 litri. La posiziono vicino alle due piante e inserisco i due tubetti. Sono piuttosto lunghi, quindi anche se il recipiente fosse uno solo per tante piante un po' distanti, penso che la cosa funzionerebbe bene ugualmente. Ok. Ora, ultima cosa, per testarlo in queste 2 settimane ho pensato di segnarmi il livello con un pennarello in modo tale che so che oggi, al giorno 1, siamo qua. Preferisco segnarmi la tacca del livello dell'acqua così posso monitorare quanta ne consuma. Il recipiente che ho scelto è a bocca stretta, quindi sicuramente avrà poca dispersione in termini di evaporazione. Però sicuramente durante il periodo di test è utile anche verificare appunto che l'acqua non venga consumata del tutto e che anche non evapori troppo. Quindi eventualmente ho pensato che un'alternativa potrebbe essere quella me di mettere della pellicola trasparente fissata con un elastico in modo tale che anche un'eventuale dispersione possa essere limitata del tutto. Inoltre potrebbe essere un'alternativa anche per chi ha paura che si possano formare delle larve di zanzare, in questo modo evitiamo che qualunque presenza, possa entrare all'interno del nostro contenitore. Qui testiamo invece 2 piante che sono in alto, le ho già annaffiate, quindi con l'operazione che abbiamo visto prima l'ho già fatta, vado più in profondità che riesco al centro e lo faccio anche per la mia olla. Ah, perfetto, qua entra benissimo, al centro, ottimo. Spero che uno basti, lo verificheremo. Acqua. Ecco, allora riempio il mio conetto. Voilà. Ecco, per tutti quelli che me lo chiedono ogni settimana, questo innaffiatoio che utilizzo, che io trovo davvero molto comodo per le piante piccole, per situazioni critiche come questo, lo trovate nel mio shop Amazon. Se vi interessa questo e anche i set di irrigazione che stiamo testando, vi lascio il link in descrizione in modo che possiate vedere tutti i miei prodotti preferiti ed eventualmente valutarli voi stessi. Ok, anche questo è pieno. Qua abbiamo messo meno acqua perché avevamo paura che crollasse tutto. Sai che dobbiamo avvicinare le piante però. Vediamo che avvicino questa. Magari in questo lavoro, Roberto, potresti essere un po' più pratico di me. Ottimo, mando bene in profondità, mi sembra che sia buono. Mi lascia solo un dubbio, secondo te è troppo poca l'acqua? Ok, Testiamo. allora segno il livello. Oggi siamo qui, giorno 1. Ultima pianta che testiamo è il nostro ficus. Questo è davvero di grandi dimensioni e noi lo bagniamo abbondantemente una volta alla settimana. Quindi ho pensato che per questa pianta fosse meglio dargli 2 conetti. Quindi vado sempre vicino alle radici, ne metto uno da questa parte e uno dall'altra. Cosa fai? Va bene, allora qua abbiamo la damigiana sempre da 5 litri. Il livello di oggi, che è questo. Allora, i due tappi dei conetti.
acqua abbondante per riempirli e per innaffiare bene la pianta perché possa resistere 2 settimane senza le nostre attenzioni. Ehi Lino, ciao amore, gattino giardiniere, vuoi testare anche tu? Controlla se facciamo bene, eh? E questo lo spingiamo giù, tu non boicottare il nostro lavoro, eh? 5 litri di acqua e ce la dimentichiamo per 2 settimane. L'installazione è stata semplicissima, quindi fin qui tutto a posto. Ora andiamo a vedere l'altro. Eccoci quindi alla parte più impegnativa, quindi questo sistema di irrigazione Gardena, City Gardening. Se vi interessa questo prodotto poi lo potete andare a scoprire su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Dentro alla scatola trovo questi che sono i supporti per i tubicini che andranno nella terra. Poi ci sono un tubo più sottile e un tubo invece di maggiore portata. Poi abbiamo la pompa, che è quella che andrà all'interno del nostro contenitore recipiente. Abbiamo queste piattine. Abbiamo questi distributori che servono appunto per collegare la pompa con il cavo di irrigazione. Il trasformatore, che è anche temporizzato, quindi è quello che ci permetterà di irrigare le nostre piante alla stessa ora tutti i giorni. Quindi lo mettiamo qua. E poi alla fine ci sono anche gli ugelli che servono appunto per calibrare la quantità di acqua che deve uscire. Non lo so se sono regolabili, lo monitoreremo. Non vorrei dire, ma temo che Lino stia pensando che stiamo partendo per le vacanze. E invece no, stiamo solo facendo un test, quindi tranquilli tutti. Eccomi allora qui con questa bella tanicotta di acqua, non so esattamente quanti litri siano, ma dunque. Allora, abbiamo letto tutte le istruzioni, le ho lette con Roberto perché questo di solito è un lavoro che fa lui, però sembra tutto piuttosto semplice, quindi sono confidente di potercela fare da sola. Vediamo. La prima cosa è avvicinare la pompa all'acqua in modo da cominciare a predisporre la parte dell'acqua. Quindi la pompa andrà qui e andrà collegata al trasformatore, che è quello poi dopo che funziona anche come timer. Fatto questo, dobbiamo installare il nostro tubo di raccordo, che è questo grigio chiaro, quindi quello con il diametro un po' maggiore. Quindi prendo il tubo e lo comincio a slacciare. Qua la cosa più importante sarà poi ragionare bene anche sulle distanze. Questo è un test, quindi in questo momento io faccio poca attenzione a questo genere di cose, però insomma, per non sprecare il materiale provo a farlo il meglio possibile. Quindi prendo il manicotto, si chiamava così sopra nelle istruzioni, manicotto, lo infilo nel tubo e vado a collegarlo alla pompa. Quindi vediamo, deve andare bene dentro. Taglio più dritto, vedi che è costato. Taglio più dritto. Ok. E poi avvito in modo da fissare bene questa prima uscita dell'acqua. Prima di tagliare il tubo devo verificare a quale distanza la pompa sarà dalla posizione del distributore dell'acqua. Quindi il distributore scuro, che è quello di massima portata, l'abbiamo pensato in questa posizione dove andremo ad irrigare l'avocado e la poliscia, che sono quelle che hanno bisogno di più acqua. L'erogatore medio, che è quello grigio medio appunto, lo metteremo qui per il philodendron e la monstera, e poi invece quello leggero con poco flusso d'acqua lo metteremo qua per la pilea e quel ficus benjamin. Ecco, una cosa che mi sono dimenticata di dire è che il produttore consiglia
che i distributori dell'acqua, quindi quelle tre piastrine, vengano posizionate ad un livello più alto rispetto al contenitore dell'acqua. Quindi io prima avevo detto che li avremmo messi per terra, in realtà li abbiamo messi tutti e tre sulle panchine. Abbiamo messo tutti e tre i cavi posizionati nella pompa, quindi occupate tutte e tre le uscite, e possiamo andare a questo punto a mettere la nostra pompa dentro all'acqua. E volendo potremmo anche tappare, ma lo faremo dopo. Poi andiamo a fissare le uscite dei tubetti. Qua è entrata della terra. Ecco, magari la terra. Con lo stesso sistema che abbiamo usato per fissarci alla pompa, andiamo a fissarci anche al distributore. Quindi ho messo il raccordo, vado ad inserirlo all'interno del distributore e vado semplicemente ad avvitare per fissare bene il tutto. In questo modo abbiamo collegato bene. Faccio subito anche questa operazione perché a questo distributore di grande portata collegheremo soltanto due piante, quindi terrò tutti gli altri spazi chiusi con un tappino in modo tale da non avere dispersione di acqua. Dunque, piccolo inconveniente, mettendo i tappini ci siamo accorti che in dotazione non ce ne sono abbastanza per chiudere tutti gli spazi che avevamo pensato di chiudere noi in questa circostanza. Evidentemente perché chi compra un sistema di questo tipo ha tante piante da irrigare e non soltanto 10. Quindi per questo test utilizzeremo soltanto la portata massima e la portata media, mentre non utilizzeremo la portata piccola. Di conseguenza adesso vado a chiudere i buchini che rimangono liberi dal tubo e vado anche a chiudere dalla pompa una delle tre uscite che avevo invece predisposto. Ecco, allora li abbiamo collegati. Quello che noto è che questo sta ben appoggiato, mentre questo qui, che è un po' più lungo e distante, fa fatica a rimanere fermo, quindi probabilmente potrebbe essere utile. È predisposto per dei buchini, ma io escludo che qualcuno possa attaccare con dei chiodi al pavimento o sul tavolo l'erogatore, quindi potrebbe essere sufficiente mettere magari del nastro biadesivo se occorre. Io in questo momento provo a tenerlo fermo aiutandomi con un vaso. Ecco. Siamo all'ultima fase. Allora, adesso non ci resta che portare i tubini di acqua all'interno dei nostri vasi. Per fare questo abbiamo bisogno del supporto, che è come quello della comune irrigazione che si usa anche all'esterno, e ovviamente del nostro tubo più sottile. Quindi vediamo anche qui di misurare la distanza dell'erogatore dalla pianta. Quindi io vado a fissare il tubo. Ci provo, vedo come funziona meglio. Forse entro di qui ed esco di qui. Potrebbe funzionare. Non lo so, dopo lo provo. Quindi lo vado a mettere vicino alle radici della mia pianta. Ok, e la distanza di questa pianta dall'erogatore è all'incirca questa. Sto un po' più abbondante. Collego il tubetto della pianta a una delle uscite che avevo lasciate aperte. Anche qui vado fino in profondità, ma entra facilmente, quindi ora non mi resta che collegare 1, 2, 3, 4 le altre 4 piante che ho qui, che per le quali ho scelto una portata media. Eccoci, allora abbiamo raccordato le piante a quel distributore medio, 1, 2, 3, 4 e 5, e ho anche finito di installare quelle che vanno al distributore di massima portata. Quindi metto sempre vicino alle radici il tubetto, è raccordato al nero, anche l'avocado lo è. A questo punto non resta che appoggiare la nostra pompa all'interno della bacinella e portarla sul fondo. Fare attenzione, come dice le istruzioni, a far sì che sia appoggiata in piano, perché questo le permette di pescare l'acqua meglio. Quindi così. Tappo la nostra bacinella così evito che ci sia troppa evaporazione in questi giorni. Ovviamente non si chiude ermeticamente perché il nostro sistema è artigianale e non è il loro contenitore, diciamo, brevettato. Però devo dire che comunque funziona abbastanza bene.
E adesso, se tutto è come dovrebbe essere, la pompa è già collegata all'alimentatore e l'alimentatore lo devo semplicemente inserire nella presa della corrente. Come funzionerà? Non ha un timer questo alimentatore, però funziona che nel momento in cui attacco parte un minuto di irrigazione. Tra 24 ore ripartirà con lo stesso minuto di irrigazione. Quindi questo significa che se io desidero che le mie piante vengano irrigate la mattina alle 8 o alle 7, la prima volta che andrò ad inserire la presa nella corrente deve essere quell'ora. Quindi prima di partire, se mi piace che le piante vengano bagnate alle 7, attaccherò l'irrigazione alle 7. Emozione. Pensavo che non succedesse niente. Allora, questo è il flusso forte ed effettivamente scende una bella cascatella. Vediamo poi dopo tra un minuto se si è riempito il sottovaso oppure no. Invece, per quanto riguarda il flusso medio, anche questo si vede un pochino di più la gocciolina, ma comunque è un bel flusso importante. Qua ne scende parecchia e qua invece non ne scende per nulla. Ah no, scende. Ok, semplicemente non lo vedevo. Insomma, come potete immaginare, è un sistema che va un po' osservato. Probabilmente tutta questa acqua per la pilea ogni giorno potrebbe essere troppo, motivo per cui probabilmente l'erogatore quello grigio chiaro potrebbe essere stata una scelta migliore. Bene, allora anche il secondo sistema lo abbiamo installato. Sicuramente ho già notato che va monitorato per un periodo più lungo, perché mi sono subito resa conto che un minuto di flusso dell'acqua media per un vaso piccolo come questo potrebbe essere davvero troppo. Quindi senz'altro è un sistema che non è uno di quelli che installo oggi e parto domani, ma lo devo installare oggi e monitorarlo almeno per 7-10 giorni per evitare di fare dei grossi danni. Detto questo, tutto sommato l'installazione è stata piuttosto semplice, a parte quel piccolo contrattempo di non avere sufficienti tappi per tappare i vari buchini dell'erogatore piccolo, direi che è filato tutto liscio. Certamente è un sistema che è utile per chi ha un maggior numero di piante, però anche se non ci fosse stato Roberto forse me la sarei cavata, forse. Bene, allora le prime due opzioni le abbiamo installate. La terza, che vi dicevo che potrebbe essere un'alternativa per irrigare le nostre piante d'estate, è quella di chiedere l'aiuto alla mamma, alla suocera oppure una vicina di casa che sia preparata. È rischioso perché non tutti hanno la nostra sensibilità nella cura delle piante, quindi in passato anche noi abbiamo fatto questo errore di lasciarle ad una persona che non se ne sapeva prendere cura. Tuttavia, un passaggio di qualcuno che dia un occhio, anche se avete impostato un buon sistema di irrigazione e l'avete anche testato, potrebbe essere sicuramente una garanzia in più. Quindi affidiamoci e chiediamo magari aiuto in quelle due settimane, se ne abbiamo la possibilità, a qualcuno che ci possa dare supporto. Per questo video abbiamo finito, quindi per due settimane noi testeremo questi due sistemi che vi abbiamo mostrato e uscirà poi il video seconda parte con la recensione di come è andata questa sperimentazione. Spero che queste due soluzioni possano essere di vostro interesse e possano magari diventare una soluzione anche al vostro problema dell'irrigazione durante il periodo estivo. Per ora è tutto, se volete conoscere meglio i prodotti ve li lascio in descrizione, quindi andate a dare una sbirciata e ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto!